Ora devo davvero passare la parola, presentare la prossima rubrica di oggi che si chiama Eppure la democrazia c'è, il fermento sociale, una rubrica in cui ogni giorno dedichiamo uno spazio a organizzazioni di cittadinanza attiva che però non sono quelle che parte del forum come nello spazio precedente, ma con cui comunque il forum è felice di collaborare o di averle come ospite in questo spazio. Oggi abbiamo Innovalpe, che sarà presentata da Stefania Marcoccio, Annalisa Bonfiglioli, Sara Denelon, Daniel Spizzo e Vanni Treu. Siccome vi ho già rubato 5 minuti, vi chiedo scusa, mi taccio e lascio a voi la gestione di questo spazio. Grazie. Ciao a tutti. Buongiorno, grazie per l'invito. Sono Stefania Marcoccio e sono la presidente della cooperativa Cramarsa di Tolmezzo. Siamo in provincia di Udine, nella zona montana della provincia di Udine in particolare. Ringrazio il forum per questa occasione di confronto e di racconto, insomma, rispetto a quello che è il nostro lavoro. Lavoro che da cooperativa sociale sarà un lavoro mo di mosaico, quindi la mia sarà soltanto la prima voce e poi i miei colleghi andranno a raccontare quella che è la nostra attività. Innovalpe è un'iniziativa che verrà illustrata successivamente, ma che è, diciamo, realizzata dalla Cramars, che è una cooperativa sociale nata nel 1997 come ente di formazione. Direi che proprio l'idea dell'ente di formazione, dell'attività formativa è quella che in qualche modo ha forgiato l'attività di tutti questi anni e di tutte le realtà e delle attività e dei progetti che poi verranno presentati. Quindi l'approccio della formazione si è poi travasato, passatemi questo termine, in quella che è l'innovazione sociale, lo sviluppo locale, che sono le attività di cui noi oggi ci occupiamo accanto alla formazione. Direi quindi che accanto alle attività più classiche dell'attività formativa, quindi dedicarsi su un territorio marginale alle persone disoccupate, in difficoltà, a sostenere le aziende nei processi tecnologici, quindi fornendo formazione specifica su temi particolari di esigenze più tecniche, abbiamo sempre mantenuto e tenuto un occhio un po' curioso, un po' diverso rispetto a quella che è la classica idea dell'ente di formazione. Che secondo me si è concretizzata, ecco, ha iniziato a concretizzarsi nei primi anni 2000, quando un po' forzando un bando del Fondo Sociale abbiamo realizzato un'aula mobile, un'aula informatica mobile, si chiamava Webus, un Ivecodeli attrezzato come appunto un'aula, e con quella andavamo nei più piccoli paesi, direi le frazioni delle frazioni dei comuni della montagna, a fare alfabetizzazione informatica. Allora, questa idea di andare verso i territori a fare formazione, rompendo un po' quella che è l'idea del centro di formazione che vorrebbe avere tutto in sé, proprio perché centro, è stata forse la prima delle idee innovative che ha caratterizzato le attività di Cramars, e ci ha valso, insomma, nei primi anni 2000, nel 2004 in particolare, l'opportunità di essere riconosciuta fra le 10 imprese più innovative della regione. Quindi anche il fare attività didattica e formativa di innovazione è diventata innovazione essa stessa, pur insomma, per le modalità con cui è stata fatta. Ecco, arricchire la nostra quotidianità, passatemi il termine, di attività formativa è uno stimolo continuo che ci viene dato, e in qualche modo tentiamo ogni giorno di piegare, se volete, la formazione in modo tale che ci permetta di fare delle cose che siano delle cose innovative, soprattutto per i territori, che è la nostra idea principale. Innovalpe, che verrà poi illustrato, è stato sicuramente il catalizzatore di tantissime attività formative e non formative per quanto ci riguarda, perché ci ha permesso di raccogliere, faccio un piccolissimo inciso, Innovalpe è il festival delle idee per la montagna, quindi una 3-4 giorni in cui in piazza Tolmezzo si concentravano i più grandi pensatori della montagna e sul pensiero della montagna e delle aree marginali in genere. Ecco, questo ha messo sicuramente in moto tutta una serie di pensieri all'interno della cooperativa.
Io oggi io porto il contributo sulla formazione, ma i miei colleghi vi porteranno gli altri, che secondo me si sono concentrati su tre grandi, diciamo, punti. Il primo è stato sicuramente l'impegno che ogni giorno cerchiamo di portare anche nelle nostre classi e quando c'è possibile sui territori, che è quello di scrollarsi l'idea, l'immagine dello stereotipo della montagna sfortunata. Non è sicuramente la montagna più felice, ma non è per forza una montagna sfortunata. E questo lo dimostriamo ogni giorno nei corridoi delle nostre aule, nell'approccio che abbiamo alle attività didattiche, e nell'idea di innovazione che portiamo quotidianamente veramente all'interno delle nostre classi. Nel fare questo, Innovalpe ci ha anche fatto fare un grande lavoro di cambio di prospettiva, e la prospettiva è stata quella di non concentrarsi solo esclusivamente sul singolo allievo, ma la prospettiva è stata quella di aprirci e di considerare la formazione, diciamo, orientata anche al gruppo inteso come comunità. E quindi l'andare verso, di nuovo riprendendo il concetto del Webus, di andare verso le comunità e fare formazione nei territori. Abbiamo fatto piccolissime cose, perché poi si parla di numeri molto piccoli, ma interventi formativi legati all'innovazione, realizzati in comuni piccoli, di neanche 1000 abitanti, mi viene in mente l'idea di Resia, dove con i cittadini abbiamo costruito, stiamo costruendo insieme a loro, grazie a un'attività formativa, un progetto di sviluppo locale, dove loro stessi sono protagonisti e dove la formazione si è piegata affinché loro diventino i protagonisti del loro processo di innovazione. L'ultimo insegnamento, l'ultima cosa che Innovalpe ci ha permesso e ci ha portato è stata quella di non focalizzarci solo sulle competenze tecniche, che sono comunque parte fondamentale della nostra attività, ma è stata quella anche di lavorare su addestrare, ecco, una competenza che viene data un po' per scontata e che invece è di sopravvivenza per i nostri territori, che è quello del lavoro in rete, del lavorare insieme. A ben guardare è una competenza antica che deriva dalla sopravvivenza, che le genti che vivevano in territori marginali hanno sempre portato con loro, no? Si pensi ad esempio agli usi civici e beni comuni. Ecco, allenare a lavorare insieme e a lavorare, diciamo, in maniera di gruppo è una competenza che va allenata. E la formazione in questo campo, in questa modalità, crea solidarietà, e la formazione fatta in questo modo crea innovazione sui territori, nelle comunità proprio. E questo può permettere la nascita di nuove forme, diciamo, di economia, se volete, di riconoscimento fra il gruppo e il singolo all'interno delle comunità. Ma sono processi che vanno in qualche modo sostenuti, che vanno guidati. E noi pensiamo che anche attraverso queste progettualità si possano compiere. E mi sono presa solo il tempo, ve lo rubo, per dirvi chi erano i CRAMARS, perché spesso ci chiedono se la nostra è un acronimo. I CRAMARS erano i vecchi, invece, venditori ambulanti, che già dal 1600 viaggiavano nell'area montana di Media Europa, sostanzialmente, seguendo le vecchie vie delle carovane romane e poi successive. Erano dei venditori che andavano ma anche tornavano, e nel loro tornare portavano innovazione. Portavano innovazioni di conoscenze, di quelle che erano le loro competenze, che venivano arricchite dall'andare e tornare. Ecco, un'alternativa alla scarsità, alla povertà, oggi si direbbe che erano dei multitasking, è quello che a noi è piaciuto, che abbiamo voluto portare in cooperativa. Vi ho parlato di Innovalpe, e il titolo del nostro intervento è quello di Innovalpe, appunto. Ha avuto una protagonista che è la mia collega Annalisa Bonfiglioli, a cui lascio la parola perché ve lo racconterà nei dettagli, e vi ringrazio intanto. Grazie Stefania e buon pomeriggio a tutti. Quella che vi sto per presentare è la storia di un'iniziativa che ha coinvolto CRAMARS a partire dal 2017 e che ha fatto diventare il nostro gruppo di lavoro un insieme di persone ancora più consapevoli del fatto che oggi più che mai il mondo ha bisogno di innovatori.
ossia di uomini e donne in grado di inventare scenari inediti e di immaginare strumenti nuovi e non convenzionali per costruire profili di domani. Questa avventura, che ha segnato per il nostro gruppo, per la nostra realtà, una piccola rivoluzione copernicana, si chiama appunto Innovalpi, il Festival delle Idee per la Montagna. E per il nostro team è stato un vero e proprio punto di svolta che ci ha condotto a guardare il mondo con occhi diversi, differenti, e che ci ha portato ad aprire lo sguardo sulle nostre attività da una nuova prospettiva rispetto a quanto succedeva fino a qualche mese prima di questa esperienza. Ma Innovalpi è stata anche e soprattutto un'occasione preziosa per mettere in vetrina eccellenti energie presenti sul nostro territorio, scoprire e apprezzare talenti, tantissimi, creare reti di collaborazione a livello locale, nazionale e internazionale, ed è proprio in questo contesto che si sono accese le scintille che poi hanno avviato progetti di respiro internazionale che i miei colleghi Sara Danelon e Daniel Spizzo a seguire vi illustreranno nel dettaglio, ed è fungere anche da gancio di traino per riaccendere globalmente l'orgoglio di chi vive, intraprende e innova nelle aree interne. Ma qual è la genesi di Innovalpi? Come accennava prima Stefania, il Festival delle Idee per la Montagna nasce in occasione del 20° anniversario di attività della nostra cooperativa. In questa circostanza ci siamo chiesti come si potessero ricordare le attività passate, come si potesse tributare un ringraziamento al territorio in cui abbiamo operato per 2 decenni e contemporaneamente come si potessero gettare le basi per immaginare e strutturare concretamente il futuro. È dunque in questo contesto che nel 2017 vede la luce un progetto che per 3 stagioni fino al 2019 animato per una settimana in maniera sempre molto simbolica all'inizio di ogni primavera la nostra città, ossia Tolmezzo, baricentro vallivo della Carnia, area montuosa a nord-est del più famoso nord-est italiano. Innovalpi, sin dalla sua prima edizione, partita tra l'altro con il battesimo beneaugurante di Fabrizio Barca, che all'epoca fece un potente intervento dal significativo titolo La strada che porta al futuro, ha incontrato la voglia di seminare e raccogliere nuove idee in una terra che spesso ha scontato e tuttora sconta problematiche che caratterizzano molte delle aree fragili del nostro paese. Ma come diceva Stefania, sempre con un approccio costruttivo e mai insomma in quella narrazione del piagnisteo delle aree fragili. Recepita subito dal pubblico che dagli addetti ai lavori come un'inedita iniziativa, Innovalpi è stata appunto creata per riflettere, coinvolgere e approfondire le tematiche legate ai territori montani, e nel corso delle 3 edizioni è stato qualcosa di più di una semplice manifestazione, in quanto ha mobilitato innovatori, mescolato persone di ogni età, luogo e provenienza, rimuovendo barriere e pregiudizi e creando un palcoscenico democratico e partecipativo che ancora oggi è in movimento. Il festival, organizzato seguendo un ricco programma, basti pensare che ogni edizione ha ospitato un centinaio di relatori provenienti da tutto l'arco alpino, sia versante italiano che quello straniero, ha coinvolto per, diciamo, in ogni anno circa 1 migliaio di partecipanti, anche molti studenti che erano appunto sia come spettatori ma anche coinvolti attivamente all'interno dell'organizzazione. E una 50ina di tavoli incentrati ogni anno su un filone di pensiero differente. Nel 2019 la tematica principale è stata appunto quella delle disuguaglianze, delle diversità, e abbiamo collaborato col forum appunto per organizzare diverse tavole. Intorno alle tematiche cardine, quindi, che hanno caratterizzato le varie edizioni, si sono confrontati con tantissimo entusiasmo imprenditori, amministratori locali, manager, esperti di tecnologia, scrittori, operatori culturali, guide alpine, escursionisti o semplici persone che in montagna si sono reinventato un nuovo stile di vita. Questa formula vincente ha saputo amalgamare settori differenti appartenenti comunque ad un unico universo, quello delle terre alte, ed è risultata proprio vincente grazie ad un format leggero e informale che ha portato ai tavoli di discussione a svolgersi in luoghi non convenzionali, come i bar, le osterie e le sale da tè, favorendo così situazioni di scambio più rilassate, autentiche e che in molti casi hanno dato una risposta a un bisogno di tornare ad affrontare il senso di comunità e di fiducia verso il futuro.
L'ultima edizione del festival, che si è svolta in presenza nel 2019, ha confermato il fatto che Innovalp è stato il luogo nel quale si è concentrata la comunità nazionale degli innovatori della montagna e che le terre alte, le aree marginali e le realtà periferiche hanno la necessità, oggi più che mai, di essere rappresentate, testimoniate e comunicate. Per questo motivo, la naturale evoluzione del Festival delle Idee è Innovalp TV. Un nuovo progetto tecnologico e multimediale che fa bottino dell'esperienza festivaliera per raccontare in maniera permanente le persone, le comunità, il tessuto associativo e le imprese che vivono e lavorano in montagna, allargando l'orizzonte geografico a tutte le aree interne e sfruttando le possibilità del web e dei diversi tipi di comunicazione digitale. Innovalp TV, che potete già iniziare a scoprire visitando il sito web www.innovalptv.it, infatti è costituita da una serie di canali multimediali, da una web TV e da un magazine, ed è in programma nel prossimo futuro anche la realizzazione di un canale radio. I contenuti raccolti e trasmessi derivano da quell'insieme di esperienze che sono state maturate proprio sui territori dell'arco alpino nazionale e delle aree interne e che hanno visto protagoniste intere comunità e singoli soggetti, imprenditori ed esperti e giovani appassionati. Una funzione molto importante in questo progetto, appunto denominato Innovalp Web TV, sono i narratori di territorio. Chi sono? Si tratta di scrittori digitali, antropologi, documentaristi, ricercatori, fotografi, blogger, videomaker, tutti uniti per, secondo le personali competenze, per raccontare le dimensioni plurali vissute dalla montagna e dalle aree marginali. Innoval TV dunque è allo stesso tempo una piattaforma aperta di discussione e confronto e anche un progetto di territorio, poiché si propone da un lato di mettere a disposizione di utenti, operatori e decisori una quantità di materiali e riflessioni e visioni e temi specifici e pratiche, e dall'altro di stimolare le istituzioni e le agenzie locali verso la promozione di progetti di animazione sociale, culturale e di rigenerazione dei luoghi del tessuto produttivo. Innovalp TV inoltre è basata su una carta di valori che ispira e orienta le voci, le attività, le traiettorie evolutive e le sfide che tendono al riconoscimento e alla rinascita delle comunità e dei territori di riferimento nel contesto di una contemporaneità che, come ormai tutti sanno, interconnette luoghi e persone, annullando il senso di appartenenza con i superamenti dei vincoli spazio-temporali e omologa modelli di consumo e comportamenti individuali collettivi. Non solo un brand comunque, Innovalp, ma un sogno per quanti si propongono di portare luce, organizzare comunità e predisporre progetti che permettono alla marginalità di farsi centro, avvalendosi anche delle radici, dell'identità e della storia e delle risorse autentiche che il tempo in cui viviamo tende a non riconoscere. Insomma, possiamo tranquillamente affermare, vista questa evoluzione, questa genesi e questo nuovo progetto, che Innovalp nasce come un sogno in analogico e che continua in digitale. Prima di passare la parola ai miei colleghi, appunto, che vi racconteranno delle esperienze che sono nate nel contesto di Innovalp, vorrei farvi vedere 2 minuti di immagini da un video che ripercorre la nascita di Innovalp e arriva fino all'ultima edizione, quella del 2019, una serie di, come dico, di scatti che vi possono far rendere l'idea di quello che è stato il laboratorio di democrazia di futuro che Innovalp ha costituito in questi anni. Vi ringrazio per l'attenzione e condivido con voi questo video. Ringrazio Gramars e ringrazio tutta questa organizzazione che ha permesso di ospitare qui a Tolmezzo questo festival che per me è stato fonte di desiderio ancora di più di rimanere e di contribuire allo sviluppo del territorio nel mio piccolo e con queste iniziative sicuramente viene facilitato.
Allora, mi dicono che ci sono dei problemi tecnici e il video purtroppo non si vede. Allora, era un assaggio di quello che è stato InnovaHelp, lo potete trovare comunque sul sito www.innoval.it e sul nostro canale YouTube. Probabilmente un problema tecnico non permette appunto la visualizzazione del video. Quindi, ripeto, eventualmente potete trovare questo piccolo assaggio di InnovaHelp visitando il nostro canale YouTube, dove potete trovare anche altri contributi dei progetti appunto che abbiamo sviluppato e che stiamo sviluppando. A questo punto, grazie per l'attenzione, passerei la parola alla collega Sara Danelone. Buon pomeriggio a tutti. Grazie mille Annalisa e buon pomeriggio a tutti, anche da parte mia. Sono contenta, diciamo così, come rappresentante della CAMAS per quanto riguarda i progetti europei, sono contenta di presentarvi quest'iniziativa che appunto, come diceva Annalisa, viviamo e lavoriamo in un'area marginale e che si occupa appunto della marginalità. Un progetto che si chiama appunto Education in Square Marginalities, che è stato finanziato attraverso il programma europeo Erasmus+, e quindi legato sicuramente alla formazione per adulti, a cui siamo giunti logicamente attraverso questi incontri che abbiamo fatto con InnovaHelp, che ci hanno in qualche maniera dato dei suggerimenti, delle suggestioni, ma anche contaminato positivamente, perché appunto sì, ogni tanto la contaminazione è anche positiva, non crea anche solo danni, insomma. Ma soprattutto, oltre all'InnovaHelp, il nostro rapporto costante con il territorio e con le necessità del territorio che ci giungono soprattutto nel contatto con i nostri studenti, ci hanno portato un po' a pensare di aiutare uno specifico target di progetto, un target specifico di utenti. Infatti noi passano da noi molti studenti adulti che noi chiamiamo ragazzi, ma che vanno in un'età tra i 18 e i 65 anni e che spesso hanno dei talenti, insomma, hanno dei sogni, ma che fanno fatica in questo territorio un po' marginale ad emergere, quindi ad esprimersi. Per cui InnovaHelp ci ha ispirato anche per ritornare sul territorio, partendo appunto dai bisogni del territorio e dai bisogni specifici di questo target. In effetti abbiamo riscontrato fra i nostri utenti un gruppo che è abbastanza, che noi consideriamo marginale perché forse è un po' dimenticato, sono quelle persone che hanno perso lavoro magari da lungo tempo e non riescono a ricollocarsi, magari hanno lavorato per 30 anni nella stessa azienda e adesso non hanno più una competenza tale da potersi rimettere in gioco, ma anche insomma ragazzi giovani che escono dalla scuola e non riescono a trovare delle indicazioni o un orientamento specifico, piuttosto che questi ragazzi che non hanno terminato la scuola e che sono un po' in una situazione di stand-by, magari aiutati dalle famiglie, ma che non hanno non trovano un valore proprio. Ecco, per aiutare tutti questi utenti, anziché farlo noi semplicemente da soli come ente di formazione, abbiamo chiesto l'aiuto alla comunità. Abbiamo deciso di tornare nel territorio e di renderlo attivo nella partecipazione, per fare in modo che questi ragazzi, queste persone potessero rientrare nel mondo del lavoro. Attraverso che cosa? La richiesta al territorio di tornare alla comunità e di sottoscrivere un patto di comunità. L'abbiamo fatto in una modalità di coinvolgimento del territorio. Logicamente, essendo un progetto europeo, non siamo rimasti soli, se, nel senso che non è stata solo l'area della Carnia e insomma, della nostra montagna a lavorare su questo tema, ma ci hanno aiutato anche i nostri partner di progetto che più o meno hanno vissuto la stessa esperienza, anzi la stanno vivendo perché il progetto non è terminato, anzi terminerà a fine di marzo in altri 3 paesi europei e specificatamente nella zona di Dobele in Lettonia, a Kumbarak, difficile da dire ma comunque esistente in Ungheria, e a Krani nella nostra vicina Slovenia.
Ecco, insieme a questi partner europei abbiamo provato a ricoinvolgere il territorio nelle attività e nelle necessità del territorio. Come abbiamo fatto? Abbiamo prima di tutto diciamo, coinvolto, invitato i 28 comuni della Carnia, a cui si è aggiunto anche, come diceva prima Stefania, il comune di Resia, insomma, che è un po' attento a delle attività, insomma, innovative. Abbiamo invitato questi comuni, spiegandone prima il progetto e le finalità, ad ospitare delle serate di presentazioni. In questi comuni, di questi 28, anzi 29 comuni, 13 di questi comuni hanno aderito a questa iniziativa e devo dire, se posso fare un commento, che i comuni che hanno aderito, i loro rappresentanti, siano stati essi sindaci, vice sindaci o assessori che riguardano l'argomento, insomma, del sociale o degli aiuti sociali, erano quasi tutti giovani, insomma, pronti a sperimentare, insomma, delle nuove leve con cui abbiamo avuto un rapporto molto interessante, molto attivo. Insomma, in questi comuni abbiamo organizzato degli eventi in cui abbiamo dato non solo informazioni riguardo al progetto, ma abbiamo portato anche dei dati sul territorio, un po' per simulare, no, questo territorio a ripensarsi, dei dati che provenivano dal passato, che un po' segnalavano la situazione del presente, ma che in qualche maniera facevano anche delle ipotesi, no, del futuro del territorio, che se in qualche modo non si dà un po' una regolata, una mossa, diciamo così, potrà lentamente scomparire. Quindi questi dati un po' volevano essere da stimolo, anche se a volte negativi, no? Però pur con questi dati negativi, quello che abbiamo trovato è un grande riscontro da parte della popolazione e soprattutto di chi abbiamo invitato, perché l'idea era quella di non lavorare solo ed esclusivamente con la popolazione, ma di coinvolgere in questo anche le piccole e medie aziende locali, le associazioni e i vari portatori di interesse. Che abbiamo invitato in qualche maniera a fare gruppo per aiutare quelli che erano i loro vicini di casa, ecco. Come progetto cosa offrivamo? Ai beneficiari di sicuro di fare dei bilanci di competenze e di riorientamento al lavoro, quindi degli incontri un po' per rimettersi in gioco. Alle aziende la possibilità di trovare dei lavoratori locali, ma anche di ospitarli come aziende a scuola all'interno dei loro spazi, no? E agli enti locali, le associazioni, i residenti, eccetera, un po' di rimettersi insieme, trovare un'occasione di incontro e di discussione sul nostro territorio. Diciamo così che quello che abbiamo sondato sono state soprattutto problematiche. Adesso è brutto da dire, però purtroppo abbiamo trovato in questo pubblico una popolazione un po' demoralizzata, degli imprenditori a volte, no? Delusi perché ci raccontavano, insomma, le loro problematiche, delle associazioni un po' in declino perché a volte, insomma, il cambio generazionale è piuttosto difficile, ma anche degli enti pubblici con limitate possibilità d'azione, con tanta energia, ma a volte limitata possibilità d'azione. Quindi lo stupefacente è stato proprio che, malgrado tutte queste negatività, quasi tutti hanno colto uno l'occasione per riunirsi, ma soprattutto si sono messi a disposizione a collaborare, quindi anche a firmare questo patto di comunità, no? Perché appunto credono nel territorio, vogliono che questo territorio un po' si rimetta in gioco. Se funziona, proviamoci, chiederò conferma ai miei colleghi. Volevo mostrarvi un video di tutti gli incontri che abbiamo fatto. Abbiamo fatto 26 serate evento di informative e di raccolta dati e poi a queste si sono aggiunte altre 6 eventi proprio di firma del patto di comunità. Ci provo, vediamo se va. Si vede? No. Scusate, ci riprovo ancora una volta. Adesso questi tentativi tecnici sono difficili, però insomma non vogliamo non provarci. Non vuole, la tecnica non ci vuole aiutare.
Niente, non si sa perché abbiamo dei problemi di condivisione, ma non importa, insomma, l'idea era quella di mostrarvi l'attività fatta nelle serate, che è stata veramente come coinvolgente, no? E a diversi livelli, insomma, hanno partecipato moltissime persone. Però quello che volevo lasciarvi rispetto a questa esperienza, che come vi dicevo non è terminata, e che cosa è soprattutto emerso da questi incontri? A parte appunto la demotivazione e la mancanza di prospettiva o le aspettative non soddisfatte, insomma, che abbiamo visto in questo territorio, dall'altra parte però c'è una grande voglia di discutere, no? dei problemi. C'è voglia di discutere, ma anche contemporaneamente di insomma, il territorio si è messo disponibile, si è reso disponibile a mettersi in gioco e riconosce al suo interno, ed è questo secondo me uno degli elementi più importanti, delle competenze, no? Ci sono, insomma, delle possibili soluzioni possono essere ritrovate all'interno del territorio stesso, è necessario sicuramente parlarsi. Altra cosa che è emersa e che abbiamo imparato nel cercare di mettere insieme questo gruppo di persone e di rendere attivo e di far firmare questo patto è stato, posso riassumere in alcuni punti principali che ci aiuteranno forse nel futuro a sviluppare attività simili. Da una parte è il fatto di partire da una raccolta dati, capitalizzare il tutto e poi dall'altra parte di definire chiaramente gli obiettivi da raggiungere, il contesto di riferimento specificandolo, come anche il target di riferimento. Capire quali sono le tempistiche di realizzazione e quali i ruoli e le responsabilità quando una comunità vuole collaborare. Attivarsi anche con i portatori di interessi, realizzare dei focus group, dei gruppi di lavoro, dei circoli di studio, insomma utilizzare varie modalità per poter approfondire il piano d'azione. L'altra cosa è diffondere, insomma, l'idea del progetto e riportare dei risultati ottenuti. Mi dicono di chiudere perché non ho molto tempo a disposizione. Vi dico solo l'ultima cosa: secondo noi quello che servirebbe fra i temi di sviluppo prossimi sono sicuramente l'elemento di occasioni di incontro del territorio, abbiamo visto che ne hanno bisogno, strumenti partecipativi utili a rimotivare i cittadini, creazione di gruppi di lavoro soprattutto su temi specifici, amministrazioni attente alle necessità dei cittadini e referenti, se possibile, chiari su vari temi. E molto tempo, perché ci vuole tempo per coinvolgere il territorio che non risponde immediatamente. Adesso io vi ringrazio tanto e scusatemi se mi sono dilungata troppo e volevo lasciare la parola al mio collega Daniel Spizzo, che ci parlerà del prossimo progetto sviluppato. Grazie Sara, io appunto mi aggancio al progetto che ha presentato Sara, appunto, che riguarda queste attività che hanno mirato a creare dei patti di comunità in alcune aree marginali dei nostri comuni montani, per parlarvi di un'altra progettualità che nasce all'interno di Novalp e che ci ha permesso di creare un format particolare di animazione utile, secondo noi, per lo sviluppo locale, in particolare in 4 comuni montani. La mia testimonianza sarà molto iconografica sotto certi aspetti, per cui ci sarà una serie di foto, diciamo così, che vogliono essere abbastanza significative dal punto di vista, diciamo così, della comunicazione. Questo evento che abbiamo creato, appunto, partendo e prendendo spunto dai Novalp, si chiama Passeggiata Sottosopra. È stato creato appunto assieme a tutta una serie di attori che sono stati coinvolti in Novalp. Ha ottenuto il finanziamento da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, assieme alla collaborazione della Fondazione Dolomiti UNESCO, con 4 comuni delle nostre Dolomiti, che sono appunto Forni di Sopra, Forni di Sotto, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, e con i patrocini anche del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. E in questo caso per noi si è trattato innanzitutto di, come diceva anche Stefania all'inizio, di recuperare un po' il nostro spirito
di Kramask, è quello di scendere sui territori, di mettersi in gioco con le comunità, di allenare le comunità anche a collaborare, soprattutto per portare avanti progetti di sviluppo locale. Ecco, qui avete la locandina dell'evento con i quattro eventi. Come vedete, si tratta di una sequenzialità dove essenzialmente l'obiettivo è stato quello di creare quattro incontri esperienziali per riscoprire punti di forza e debolezza passati e presenti di una comunità, invitando i partecipanti poi a pensare a possibili futuri desiderabili. E poi, anche qui, con un metodo particolare che si chiama appunto quello del backcasting, abbiamo cercato appunto di definire assieme le attività da porre in essere per realizzare questi obiettivi di futuro desiderabili. Quindi si tratta di quattro eventi interattivi durante i quali i partecipanti sono stati coinvolti, innanzitutto in primo momento con una passeggiata con un format particolare che abbiamo appunto definito sottosopra, per stimolare delle riflessioni attente soprattutto a individuare delle sfide per il futuro. E poi in un secondo momento, alla chiusura della giornata stessa, i vari partecipanti sono stati coinvolti in un esercizio di anticipazione del futuro, appunto con il metodo del backcasting. Il paradigma sottosopra è in linea con InnoValp, perché appunto ha avuto questi due obiettivi fondamentali, quello di stimolare l'innovazione, diciamo così, capovolgendo ciò che è noto all'interno delle comunità, lavorando sugli stereotipi, guardando le cose in un'ottica sottosopra, appunto, al fine di scoprire nuove opportunità, andando anche alla ricerca di relazioni inedite tra fattori variabili di natura economica, tecnologica, sociale e politica. Ecco, quindi questo è un primo aspetto che ci ricollega a InnoValp. Il secondo punto è quello di immaginare comunque il futuro in modo diverso, in modo anche sfidante. Ecco, l'intero percorso, diciamo così, ha seguito tre fasi, essenzialmente. Una fase preparatoria dove di nuovo ci siamo, come dire, prodigati nel portare dati alla comunità partendo dal nostro Atlante della montagna, che è stato costruito con una prospettiva attenta, diciamo così, a individuare tutta una serie di indicatori di sviluppo economico, di indicatori sul mercato del lavoro locale, in chiave di interpretazione essenzialmente comunale, molto micro. Questo per noi è stato molto importante perché si è trattato di portare questi comuni a riflettere su dei dati per loro nuovi, aggiornati anche sotto certi aspetti. Ecco, questo è un lavoro che per noi è molto importante, soprattutto per ragionare e lavorare insieme su idee in comune. Poi alla fine, diciamo così, il grosso lavoro è stato, diciamo così, concentrato sull'individuazione di una sfida per il futuro, proiettandola verso il 2040. Ecco, dopo queste fasi esplorative, dove noi, diciamo così, prepariamo gli incontri veri e propri, ci siamo, diciamo così, più avvicinati alla fase veramente operativa dell'intero progetto. E qui appunto abbiamo messo in campo questa passeggiata con un formato appunto particolare che ha avuto questo duplice scopo: quello di facilitare innanzitutto lo scambio all'interno del gruppo di idee, e quindi l'obiettivo era quello di incuriosire, diciamo così, i partecipanti, dando loro anche la possibilità in questo taccuino del patrimonio che abbiamo ideato proprio per l'occasione di raccogliere tutta una serie di indizi e suggerimenti che poi potevano esserci utili per definire meglio la sfida per il futuro. Per cui questa passeggiata, appunto, qui avete alcune foto, qui vedete anche il taccuino, parte dal nucleo urbano del comune, ma è sempre stato comunque aperto, cioè nel senso che ci siamo anche mossi nell'ambiente circostante, abbiamo coinvolto guide esperte del settore, gli amministratori, sindaci che sono stati appunto con noi anche nelle serate preparative per, come dire, ragionare insieme su questi bigliettini, quindi questi indizi da poi raccogliere e da discutere insieme nel momento dove definire meglio la sfida. La sfida per il futuro, come vedete, è stata quel momento dove ci siamo messi in gioco dal punto di vista anche della passeggiata, nel senso che qui si è trattato in un momento particolare di riflessione comune di selezionare quegli eventi, di categorizzarli per dimensione e livello di analisi, più sulla sfera economica o tecnologica o sociale, non importa in questo momento, ma alla fine diciamo che ogni comune ha definito una sfida per il 2040, come vedete nel caso di Forno di Sopra la sfida era quella di diventare il paese capace di attrarre il maggior numero di abitanti, nel caso di Forno di Sopra era quello di diventare il paese con la migliore qualità della vita. Di Tramonti di Sotto l'obiettivo, la sfidante era quello di creare la comunità economicamente più innovativa al mondo, e quella di Tramonti di Sopra ha puntato anche come quella di Forno di Sopra a attrarre il numero maggiore di abitanti per il 2040.
Il tutto appunto attraverso questo metodo del backcasting, che secondo noi è particolarmente utile soprattutto per smontare una serie di stereotipi anche spesso negativi sul futuro della montagna, e quindi una volta definito l'obiettivo del 2040, la sfida del 2040, si è trattato appunto di lavorare a ritroso evidenziando le tappe che la comunità può o deve fare per muoversi verso questo futuro desiderato, facendo dei salti all'indietro di 5 anni alla volta. Quindi dal 2040 si passa al 2035, come vedete in questo tabellone qua, 2030, 2025, 2020, quindi si arriva al giorno d'oggi. Il lavoro grosso, come vedete anche da queste foto, è stato quello di sistematizzare, di ragionare, di dividere e soprattutto selezionare quelle variabili, quei fattori all'interno di un discorso che voleva essere anche molto chiaro su diversi livelli di analisi. E il tutto poi ha portato a questo prodotto finale, che appunto è il, diciamo così, anche il tabellone che riepiloga tutto quanto il percorso dell'analisi temporale a ritroso, dove alla fine appunto abbiamo lasciato, diciamo così, alle comunità questa testimonianza che poi appunto può essere usata in varie chiavi, anche innovative secondo me. Quindi a conclusione del mio discorso, ritengo che questo nostro progetto insomma abbia innanzitutto una certa utilità didattica trasversale, nel senso che sicuramente può essere applicato anche dalle famiglie, dalle scuole, dalle imprese sul territorio per pensare al proprio futuro e alle sfide del futuro. Ha una certa dimensione anche rilevante per la trasferibilità su altre aree interne, marginali e alpine, in Italia e in Europa. Secondo noi può essere anche integrato nei futuri patti di comunità a livello di contenuti e di processi di pianificazione per lo sviluppo locale. Infine, e qui appunto sto passando la parola a Vanni Treu, secondo noi è anche espandibile in chiave di animazione digitale. Noi queste passeggiate le abbiamo pensate in un momento di emergenza Covid, con la preoccupazione di dover rispettare tutte le normative sulla sicurezza, e siamo stati molto, come dire, analogici, come diceva anche Annalisa prima, però tutta la parte tecnologica, digitale, chiaramente è per noi una priorità, e quindi sarà sicuramente sviluppata molto più nel dettaglio adesso da Vanni Treu, a cui passo la parola e vi ringrazio per l'attenzione. Eccomi, buonasera. Però ancora un po' di tempo, mi piacerebbe provare a tirare un po' le fila di questi interventi fatti dalla Cramas all'interno del forum, che ringrazio nuovamente, come ha fatto la Presidente un attimo fa. Beh, da alcune parole chiave che sono emerse dagli interventi: la contaminazione, il mettere vicino, dialogare, lo scambiare, il creare occasioni, l'andare verso le comunità, il creare reti, il valorizzare talenti, la diversità, l'impegno, i germogli di futuro, rimettere in moto, riaccendere le comunità. Ecco, su queste parole chiave qua vorrei fare delle riflessioni molto, molto rapide, prendendo un po' alcuni spunti da Annalisa che ha raccontato cos'è stato Innovalp. Innovalp è stato sicuramente un luogo in cui si faceva contaminazione e innovazione, un luogo in cui anche attorno a un bicchiere di vino ti si scambiavano idee, ma esperienze e buone pratiche, le buone pratiche che molte volte purtroppo sono un problema, lo aveva detto Raffaele Trapasso in queste ore che ci hanno anticipato proprio, no? Non si può vivere solo di buone pratiche, ma bisogna cominciare a inventare qualcosa di nuovo, no? Innovalp è stato anche un format che ha definito che si può fare innovazione stando ai margini, però ha anche raccontato una cosa. Ha raccontato che non è giusto considerare dei margini rispetto a un centro, ma anche il centro potrebbe diventare margine di un altro centro un po' più forte. Noi abbiamo preferito ragionare di luoghi diversamente sviluppati, luoghi che hanno tempi diversi per creare occasioni di sviluppo. Sono i luoghi la chiave vera, sono i luoghi delle aree interne, sono i luoghi della marginalità, sono i luoghi delle periferie. Una ulteriore riflessione è quello che vi ha raccontato Daniel prima, sui sistemi anticipanti. Lì si tratta di giocare sul futuro, perché lì quella è la molla su cui provare a riaccendere le comunità delle aree marginali, delle aree interne, provare a regalare loro non dei sogni,
ma delle sfide. Ecco, le sfide solo diventano un impegno verso un obiettivo assieme a una comunità. Vedo Patrizia che mi sta facendo cenno di chiudere probabilmente, e vado a chiudere. Ecco, chiudo con questo. La tecnologia deve essere uno strumento, ma non possiamo usare la tecnologia per scimmiottare la realtà. La tecnologia deve essere uno strumento per creare un qualche cosa a servizio di quello che noi vogliamo, dello sviluppo che noi vogliamo. E cito solo questo. Abbiamo un progetto in corso che probabilmente partirà a gennaio. Noi dobbiamo fare animazione locale per 300 persone, 300 stakeholder, e lo faremo usando la tecnologia, ma non usando Zoom, non usando Skype, eccetera. Lo faremo simulando con un software un processo di ragionamento di governance di uno sviluppo, di sviluppo locale. Lo faremo, e chi vuole potrà anche mandarci un'email, può fare l'osservatore per vedere come funziona questo software. Alla fine di questo software noi metteremo vicino 15 tavoli su 15 temi diversi, e ogni tavolo avrà avuto 20 partecipanti. E questo processo, studiato assieme all'Università di Padova, ci consentirà di mettere e di confezionare un progetto di sviluppo locale. Ecco, io credo che la tecnologia sia e debba essere sempre al servizio delle persone e dello sviluppo locale, ma mai piegare lo sviluppo locale in funzione della tecnologia che esiste, altrimenti non facciamo innovazione. Grazie di nuovo a tutti e buonasera. Avanti, Vanni. Ciao Fabrizio, che bello vederti. Ciao, grazie, sai. Grazie a voi.